Continua il dialogo tra sordi nell'ambito degli organismi di gestione dell'area marina protetta Regno di Nettuno. Oggetto del contendere attuale, la conferenza stampa del responsabile dell'area marina protetta Riccardo Strada sulla possibilità di aprire le porte del Regno di Nettuno alle navi da crociera. L'attuale presidente del consiglio di amministrazione del consorzio di gestione del Regno di Nettuno, Donatella Migliaccio, contesta con una mail la ufficialità della conferenza stampa di Strada, in quanto priva di ogni indirizzo programmatico da parte del CDA. Il direttore Strada ha parlato di boe ed approdi galleggianti per navi da non più di 30.000 tonnellate di stazza e con non più di 500 passeggeri a bordo ed ha rinviato ad un eventuale studio di impatto ambientale l'eventuale progetto che sarebbe poi stato presentato. Ma il problema non è se e cosa dovrà essere realizzato, perché lo stesso direttore, al termine della conferenza, ha pure chiarito che la palla ora passa in mano alla politica e agli amministratori dell'area marina protetta. Ora, senza entrare nel merito delle attività predisposte e portate avanti dal direttore, la vera questione, che va spiegata al presidente del CDA attuale, è perché Strada si è permesso di affrontare questo delicato argomento che ha ulteriormente minato i rapporti già fin troppo poco idilliaci tra il responsabile del Regno di Nettuno e la parte politica delle due isole. Lo stesso Strada lo ha spiegato nella conferenza stampa incriminata nell'illustrare le slide di presentazione. Sulla questione delle eventuali aree di ormeggio per navi da crociera nel Regno di Nettuno, Strada afferma di aver agito su mandato dell'Assemblea dell'area marina protetta del 25 settembre 2012. Quindi sono stati i sindaci e non il CDA di turno ad investire il responsabile dell'area marina protetta del problema. Ma Strada è pure andato oltre. Dopo alcune infruttuose riunioni del tavolo tecnico organizzato dalle amministrazioni comunali, l'ufficio del responsabile, ha scritto Strada, ha continuato ad operare nella ricerca dell'unica soluzione possibile, reperire un soggetto interessato ad investire nell'impresa. Il 1° luglio di quest'anno Strada ha consegnato alla stampa e ai sindaci il risultato del suo studio. Se e quando ci saranno le navi da crociera al largo delle acque di Ischia, questo dovranno deciderlo i politici, da dove è partito il tutto, senza girarci troppo attorno.